Prima a Rafah abitavano tra 170 e 250 mila palestinesi. Oggi solo in questa città, all'estremo sud di Gaza, sul confine con l'Egitto, vive oltre metà dei circa 2 milioni di abitanti di tutta la striscia, sfollati da nord in fuga dall'avanzata israeliana. Significa più di 1 milione di persone in condizioni ai limiti. Niente più case né centri d'accoglienza. Chi arriva pianta una tenda sul primo pezzo di terra libero. Occupate le strade, in 3 mesi l'equivalente di un anno di rifiuti. 600.000 denutriti e denuncia l'ONU carestia alle porte. Rischio epidemie. La densità di popolazione ha superato le 12.000 persone per chilometro quadrato. Milano ne ha 2.000, Rio de Janeiro 5, New Delhi 6.000. Un grumo di sofferenza dove collassa l'intera striscia con il suo 80% di edifici distrutti fotografato nelle immagini satellitari. Rafah è città spaccata. Dopo il ritiro di Israele dal Sinai nel 1982, una lama di filo spinato separò la parte palestinese da quella egiziana. Oggi il solo varco per aiuti a singhiozzo. Ultimo obiettivo dichiarato dell'esercito israeliano nella caccia ad Hamas in risposta al massacro del 7 ottobre. Dopo le bombe dal cielo, è l'azione di terra su larga scala che il mondo teme e gli Stati Uniti cercano di scongiurare. Qui, secondo l'intelligence, resterebbero 4 brigate di terroristi da stanare, non prima di aver rimandato almeno parte dei civili indietro verso il centro di Gaza, dove sorgerebbero in mezzo alla devastazione isole umanitarie con rifugi, acqua e cibo. Un'operazione immane. Il Cairo ribadisce che qualsiasi spostamento di massa nella direzione opposta verso il lato egiziano, il deserto, comprometterebbe la pace con Israele siglata nel 1979 a seguito degli accordi di Camp David, quella che portò al ritiro dal Sinai. Gli avvertimenti reciproci si intrecciano agli alti e bassi nei colloqui mediati dal Qatar. Malgrado annunci e allarmi, l'intervento non è imminente. Affosserebbe pure le trattative per il cessate il fuoco in cambio della liberazione degli ostaggi israeliani ancora in vita nelle viscere fredde di quest'inferno e sui quali gli stessi capi di Hamas non hanno più pieno controllo. A Rafah ogni minuto che passa si addensa la calca e la disperazione.